Juventus 1, Real Madrid 4. Ancora una volta il Real riesce a vincere la Champions League. Allora, parliamo della partita, anzi, sì, parliamo della partita. Ho deciso di dividere il video in due parti, ovvero parlando principalmente per metà tempo della Juventus e per metà del Real Madrid, parlando un po' della prestazione che secondo me hanno fatto tutte e due. Allora, parliamo in primis della Juventus. Juventus che vabbè ha perso come da titolo come si sa, ma come ha perso? Allora secondo me vi dirò, io ho fatto il video, sto facendo il video la mattina seguente alla partita e quindi di conseguenza chiaramente essendo comunque un evento, io direi sì, principalmente europeo ma volendo anche mondiale, chiaramente dove vai vai quella sera lì per chi segue il calcio ne senti i discorsi. E ne ho sentiti parecchi discorsi, c'è chi dice che la Juventus non meritava di perdere, c'è chi ha detto che poteva andare meglio, c'è chi ha detto che meritava di perdere, insomma, un po' di cose, ecco. Secondo me vi dirò, la Juventus, nonostante forse a livello di singoli, tecnicamente, anzi qualitativamente, è leggermente inferiore al Real Madrid, perché di per sé comunque, anche se il Real Madrid, appunto, anzi come organico in sé per sé, è forte. La Juventus non è da meno, nel senso sì, forse lo è, però anche di per sé Juventus è forte e ha dimostrato comunque per tutto il cammino, soprattutto della Champions League, lasciando stare il campionato, parlo di Champions League e anche di Coppa Italia, vabbè. Champions League ha dimostrato di essere una squadra comunque veramente forte e che nonostante magari a livello qualitativo può essere inferiore all'altra, a livello poi di voglia, di altre cose si rifà. Ecco, quindi di conseguenza mi riallaccio al discorso iniziale, secondo me la Juventus non ha perso perché inferiore a livello tecnico, soprattutto a livello forse di organico, ma nemmeno per quello. Insomma, non ha perso perché è inferiore o leggermente inferiore al Madrid, ha perso perché secondo me l'ha voluta perdere, chiaramente non volontariamente, nel senso, sì, alla fine è stata una cosa quasi volontaria, però nel senso no, consapevolmente, ecco, con la consapevolezza di voler perdere. Diciamo, l'ha voluta perdere perché secondo me è entrata sul campo, non tanto il primo tempo, ma secondo me soprattutto il secondo tempo, con un approccio sbagliato. Un approccio che non so sinceramente le cose di peso, però diciamo che la Juve se entrava e giocava la partita in maniera diversa con l'approccio, con la mentalità che ha fatto vedere. In altre partite vedi in primis quella che è Barcellona, quella che secondo me, tralasciando la finale, è stata la partita per loro più difficile, probabilmente non so se il risultato finale sarebbe stato lo stesso. Quindi l'ha voluta perdere perché c'è stata, secondo me, a parte un cambiamento visivo clamoroso, come ho già detto, dal primo al secondo tempo, c'è stato poi proprio un cambiamento, secondo me, se si può dire così, emotivo. Se, boh, mentale, anzi forse torna meglio, partecipato clamoroso, soprattutto il secondo gol, perché dopo il secondo gol la Juve, come usa dire dalle mie parti, ha perso il carattere, nel senso veramente come se si fosse rassegnata e quasi, come dire, mai è andata così, mai arriviamo alla fine, poi si va tutti a casa, per dire. E quindi secondo me in primis la Juve l'ha perso per quello. Poi se vogliamo sì, ok, forse anche a livello di palleggio, forse a livello anche di singoli, che alcuni singoli rispetto a quello che ci hanno fatto vedere comunque da sempre, non solamente per quest'anno e non solamente sulla Champions League, diciamo tanti singoli ieri non sono riusciti magari a esprimere il loro talento, se si vuole dire così, comunque il loro gioco, ecco, vedi in primis secondo me i vari Dybala, i vari... Il VAR, vabbè, che dire stesso. Ieri hanno lasciato parecchio a desiderare, quindi di per sé la Juve l'ha persa, secondo me, per un 80% di qui. Poi che il Real magari giocasse o abbia giocato meglio, vedo un'altra cosa, insomma, si conta, però, sai, il calcio, credo a tutti, quelli che passano a forte, ha fatto vedere cose inaspettate, nel senso che anche la squadra che sulla carta magari risulta clamorosamente addirittura in svantaggio, poi magari riesce a fare un risultato clamoroso, ecco, quindi nel senso la qualità conta, ma conta poco, e di per sé come ho detto prima la Juve sì, poteva essere forse a livello totale, forse a livello dei singoli, non lo so, inferiore leggermente a Real, ma non è che c'era un distacco clamoroso.
Quindi, ripeto ancora una volta, secondo me la Juve l'ha persa soprattutto di testa. E poi sì, ok, ci sono state magari cose, appunto, la fase di gioco, di possesso palla, anche perché credo a livello statistico il Real l'abbia fatto maggiore a livello di, appunto, di gestione del pallone. Sono state cose che hanno influenzato chiaramente anche questa serie, però di per sé secondo me l'ha persa a livello mentale. E a livello di gioco la Juve poteva far meglio, però credo che anche se siete i bravi Real a non concedere così tanto. Anche se di per sé pronti via, non so per quanto, però la metto sì, per i primi 10-15 minuti, forse 10, 15 forse sono troppi, era partita a molla e la Juve, il Real non riusciva a uscire. Poi la partita si è un po' equilibrata, poi nel secondo tempo, soprattutto nel secondo gol, che obiettivamente parlando, a proposito di gol, già il primo, però il primo secondo me Buffon non la prendeva uguale, cioè doveva fare proprio il miracolo, probabilmente finiva in gol. Ma anche il secondo, obiettivamente parlando, effettivamente c'è avuto anche sfortuna, perché sul tiro di Casemiro, che fratto ha tirato da casa mia, il pallone ha preso con deviazione un effetto molto particolare. Però purtroppo mi metto i tifosi, mi metto nei panni, nella testa, i tifosi juventini, purtroppo esiste anche questo, eh. Ora bisogna essere sincero, come è successo questa volta, sicuramente è successo che è passata anche la Juve, fra l'altro. Però diciamo che è stata per loro una serata no, ma per tante osi, ecco. Quindi vogliamo ci mette, oltre alla l'osso mentale, oltre al livello di gioco, mettiamoci anche, se vogliamo, anche la sfortuna. Cioè, questa è stata a grandi linee quella che secondo me è stata la prestazione della Juve. Parlando invece del Real Madrid, cosa c'è da dire? C'è da dire che finale sicuramente meritata, perché appunto ha giocato sicuramente meglio della Juventus, e rispetto a come me lo ricordavo io il Real, vi dirò, io chiaramente il calcio in sé per sé, dico quello estero, lo seguo chiaramente non come posso seguire la Serie A, comunque i vari campioni italiani. Cioè, dire che il Real, io sì, so, ho sempre saputo che è una grande squadra, però ieri particolarmente mi ha sorpreso nella fase del possesso palla, nella fase appunto di gioco. Una cosa che mi ha colpito sono stati quei passaggini, quelle mini triangolazioni che a volte faceva, che personalmente non mi aspettavo di Real Madrid, perché io sarò sincero, io da quando il Real tempi prese Ronaldo e quindi ha fatto il famoso squadrone, io dissi il Real a livello di singoli è veramente forte, però non c'è gioco. E infatti poi vabbè, negli anni precedenti, tralasciando poi negli ultimi anni nei quali ha vinto addirittura la Champions, si è fatto un po' vedere. Invece mi ha sorpreso perché a quanto pare ha trovato il gioco, e cosa che magari personalmente non avevo visto così tanto quando vidi la partita contro il Bayern, partita che fra l'altro obiettivamente parlando doveva far sì che il Real uscisse, perché sono stati svari, comunque svariate cose che l'hanno determinato, in primis secondo me quella partita le decisioni arbitrali, soprattutto su vari gol del Real. Comunque, tralasciando questa cosa qua, Real che ha meritato la vittoria, Real che comunque ha giocato in maniera dignitosa, non so se ciò è stato dovuto, probabilmente sì, anche dal modo in cui giocava la Juve, quindi in maniera molto blanda, in maniera molto superficiale. Real che ancora una volta si dimostra, vabbè, ormai oltre a dire una classica vincitrice di Champions, forse così esagero, però una squadra veramente tosta a livello mentale. Una squadra furba, perché in determinati casi è stata furba, e lì ok che sicuramente se sei un tifoso a squadra avversaria sul momento ti fai nervosire, però quando sei uno spettatore, per quanto dici è scorretto, è scorrettissimo, però sei dimostrato una squadra furba, vedi in primis a cosa mi sto riferendo, vedi in primis all'atteggiamento e ai modi di, tra virgolette, ingannare l'arbitro, perché di per sé, parlando anche un po' dell'arbitraggio, va detto ad esempio che forse l'espulsione di Cuadrado è stata esagerata, fra l'altro, eh. Per l'amor di Dio, vi dirò, questo è un commento che faccio sull'arbitro, perché io le faccio quando, cioè, i commenti sull'arbitraggio, quando succede qualcosa di scandaloso. Secondo me questa partita qua l'arbitro sì, poteva sicuramente arbitrare meglio, però non ha fatto niente di clamoroso, eh. Forse, secondo me, forse l'espulsione è molto dubbia di Cuadrado, perché lì appunto mi vuole lasciare il discorso furbizia, per quanto sia, no, sa, tra virgolette,
scorretta del Real, appunto su falli. Mi sto riferendo al fallo, quello che ha fatto Cuadrado, tra virgolette, che comunque addirittura era gioco fermo, perché il fallo era stato fatto anzi fallo, la palla era uscita. Cuadrado, Sergio Ramos, che l'ha preso il piede, sembrerebbe, sinceramente dalla telecamera l'ho intravisto, e poi ha costato appunto il doppio giallo e di conseguenza l'espulsione a Cuadrado. Nel senso, quindi Real, per quanto sia una cosa scorretta, però di per sé c'è anche una sorta di furbizia che tante squadre a volte non hanno. L'hai sbagliato, però sono cose che poi appunto fanno la differenza, perché per amore di Dio, è vero che il risultato ormai era già scritto, però di per sé, se magari fossero stati su un punteggio diverso, chissà come sarebbe andata a finire la partita. Magari, non so, erano sempre su parità, con un 9 in meno, chissà poi come potevano andare le cose. Comunque, vabbè, lasciando queste cose qui, cosa c'è da dire su Real? C'è da dire che ancora una volta il Real ha quello metto davanti, che è veramente una cosa mostruosa, che anche se magari perdi la partita, l'ha fatto anche abbastanza, eh? Non clamorosamente, ma l'ha fatto abbastanza anche ieri. In una partita in cui questo mostro, me la capirete, ma penso che ci arriverete, a chi mi sto riferendo, magari viene, diciamo, messo in evidenza poco, fa poco, se per sé, quando poi capitano queste cose via, ovvero azioni offensive del Real Madrid, lui almeno una volta su due c'è sempre, di conseguenza poi riesce a far gol. E ovvero mi sto riferendo chiaramente a Cristiano Ronaldo, veramente un giocatore che, nonostante l'età, mi è anche stravecchio, però non è nemmeno più giovanissimo, seppur abbia cambiato il proprio gioco, seppur sia meno esplosivo rispetto a prima, perché prima era fenomenale davvero, non dico era più forte del mondo, perché di per sé non si può fare una cosa così, perché chiunque dei fenomeni ha qualcosa in più di quell'altro e qualcosa in meno rispetto a quell'altro, quindi vabbè, questo è un discorso extra secondo me, però prima era veramente fenomenale. Mi sto perdendo un po', comunque riprendendo la cosa di ieri, cioè, è pur sempre comunque esplosivo, e ieri lo si è visto, e io penso che a livello di gol, a livello poi di come si è conclusa la finale, lui ha i suoi meriti su questa partita qua, ma non tanto per i gol, proprio per tante cose, che è vero che ha fatto una partita forse un po', diciamo, in cui lui si è notato poco, a parte per i gol, però di per sé, cioè, è un giocatore che farebbe comodo a chiunque, d'altronde quando ce l'hai in determinate occasioni la differenza la vedi, quindi nel senso di Real c'è anche lui. Poi chiaramente c'è anche da una squadra di altri, vari Modric, vari Kroos, che con tutto il rispetto non sono, seppur non siano chiaramente giocatoracci, piani, c'è che dire, nel senso, sono più forti. Come ho già detto prima, di per sé ha un organico più forte il Real, quindi a livello che è giusto che vinca ancora più forte, quello penso già di niente. Solamente ripeto che faccio il discorso generale, che su Real Madrid volevo dire qualcosa, ma di per sé c'è da dire poco, perché comunque conosco più la Juventus rispetto a Real, seguendo più il campionato italiano, grazie a Fantacalcio, fra l'altro. Facendo un discorso generale, io rimango l'idea che ieri poteva essere una partita bella a livello di spettacolo, così non è stato, perché la Juve ha deciso di non, di non far sì, di far sì che la partita andasse su questa direzione. Ripeto, chiaramente non è che l'ha fatto volontariamente, non è che c'era un pezzo di giorno prima, o si fa cacare e la partita andrà così, no, cose successe nel campo hanno fatto sì che la Juve giocasse in quel modo lì, di conseguenza il Real giustamente ne approfittasse, anche perché 4 gol in una finale di Champions, soprattutto quando viene da determinate statistiche, ovvero difesa tra virgolette impenetrabile, ovvero mi sto riferendo alla difesa di Juventus, sono tanti, soprattutto nelle Champions, sono veramente tanti. È andata così, e niente, sicuramente la Juve avrà tanto rammarico, tra l'altro perché non è la prima volta che va a perdere le finali Champions, quindi ancora una volta si aggiunge anche questa sorta di maledizione che hanno, e basta, ciò di altro. Il commento sarà durato sicuramente anche troppo, ripeto, doveva essere una partita diversa. Purtroppo per la Juve le cose non sono andate così, quindi basta, cioè di arte. Sì, chiaramente per chi non conosce i miei video, l'ultima cosa poi finisco, questo è un classico commento, ma in maniera molto, tra virgolette, superficiale, dicendo a grandi linee quello che è successo. Secondo me non sto a perdermi i minimi dettagli, perché sennò durerebbe il triplo, e niente,
Non so, spero che indipendentemente dal fatto che siate tifosi juventini o meno, possiate essere d'accordo con quello che ho detto. Sì, mi sto un po' appinando, scusate. E niente, c'è di altro. Complimenti a Real Madrid. Oh. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Let's go.